Direttamente dallo shakedown di sabato mattina, le prime impressioni dal ponte. Molto bene, la macchina, molto bella macchina, ho fatto una piccola modifica di assetto, comunque una grande macchina, quest'anno mi divertirò. Ma prime impressioni sicuramente positive, stiamo prendendo confidenza con questa Fiesta per noi nuova, speriamo di trovare subito un buon feeling e di essere performanti fin dalle prime prove di stasera. Grazie, ci sentiamo dopo. Sabato mattina, shakedown del Rally del Taro, le prime impressioni da parte di Giaquinto. Beh, macchina nuova, tutto nuovo, le impressioni sono abbastanza buone e speriamo per il resto della gara. In bocca al lupo! Ma è molto divertente, molto bello, la macchina è veramente molto impegnativa, però va veramente tanto forte. Dobbiamo prenderci un po' di confidenza e cercare di portare al massimo risultato questo spettacolo. Ma è da 3 anni che non guidavo, che non tornavo sulla Clio e sicuramente è un bel feeling. Ci stiamo divertendo, stiamo cercando di fare qualche modifica per migliorare la macchina, adattarla a noi e la gara domani sarà molto difficile. Gli avversari non mancano, noi speriamo di far bene. Sì, all'inizio non ci siamo trovati, stavamo con un assetto completamente diverso e con delle molle da 100, adesso abbiamo montato le 80, abbiamo abbassato 8 decimi al chilometro, quindi siamo contenti. La tua previsione per domani, cosa pensi della gara di domani? Molto difficile, la cosa bella è che questa gara ha 103 iscritti, quindi un record, e tutti i grandi piloti stanno qui, ci sarà un bel confronto, ci divertiremo. Ci dai anche due tue impressioni sul campionato IRC 2013 che sembra iniziare sulla buona strada? Sì, è iniziato penso uno dei meglio campionati perché le altre gare fanno tutti 50-60 iscritti e bravi gli organizzatori e spero che continuino così perché è come se si vive un nuovo mondo nel rally 2013. Grazie e in bocca al lupo per la tua stagione. Crepi. Max Beltrami, svizzero, organizzatore, preparatore e pilota di fama internazionale. Le tue impressioni sullo shakedown del Rally del Taro? In primis sono molto emozionato di essere intervistato dall'amico organizzatore, pilota di fama internazionale, ma devo dire lo shakedown mi sono divertito, bello. Non ha niente a che vedere con le prove speciali perché effettivamente è un po' delle situazioni diverse, però ho preso feeling con la macchina, è divertente, è un buon presupposto per fare una bella gara. Ci dai anche le tue impressioni su questo inizio del campionato IRC che si appresta sicuramente a diventare il campionato, lo era già ma è l'ulteriore conferma, diventerà e sarà il più importante campionato italiano forse? Beh, questo sicuramente, basta vedere la lista degli iscritti, le WRC che partecipano, ma anche le altre vetture, soprattutto nomi di piloti di alto grido, e quindi questo decreta sicuramente il successo dell'IRC che ormai è attivo da tantissimi anni, di cui ho fatto anch'io parte, e trovo che è un'organizzazione soprattutto anche di amici, ma molto, molto professionale, persone molto competenti, quindi non può essere che un successo.